questa, mia caro Oreste, sia una lettera anonima, spasimante, che a tua insaputa, sotto, magari vuole uscire con mia moglie. Ecco la mia, no? No. Comunque, ben venga, noi siamo una coppia aperta. Ormai che Achille si è accorto di me come donna e non solo come cantante lirica o semplicemente come moglie di Oreste, io sono dentro fino al collo, anzi, fino alle sopracciglia. Vedi, cara, io ho la netta sensazione che a qualcuno che noi conosciamo benissimo perché frequenta molto spesso la nostra casa stiano riaffiorando alla mente dei pensieri amorosi verso di me, pensieri del passato. Hai capito, Tormentina? Cioè, lei mi sta dicendo che il signor Achille sta provando nuovamente qualcosa di forte e passionale verso di lei? Io non ho detto questo e soprattutto non ho pronunciato quel nome lì. Mi sono finalmente innamorata. Sì, innamorata di un uomo meraviglioso, splendido, dolce, premuroso, pieno di attenzioni e, detto tra di noi, anche pieno di soldi. Tormentina, prendimi la borsetta. Tormentina, prendimi il fax. E tormentina di qua, di su, di giù, sopra, sotto, e ora basta. Tormentina, sei veramente rotta o benin? Ma come, l'abito di punta della prossima sfilata non è stata ancora confezionata e tu mi domandi allora? No, Lucrezia, no, io di tutto questo non ne so nulla. È vero che mi sono lasciato andare a delle confessioni un po' intime verso di te, ma io di tutto questo non ne so niente. E devi sapere una cosa, che le mie vocazioni amorose verso di te appartengono ad un passato, mia cara, sì, ad un ormai sepolto passato. Nessun complotto, Oreste. Leggi questa lettera e poi ci mettiamo al lavoro. Ti ricordo che la sfilata è a te. E poi con tutto quello che ho da fare. Oh, Madonnina del divino amore, aiutami tu.